la torta la farò io. Tu? Lo ha sempre desiderato, cara, e questa è la sua ultima occasione. La farò di 15 strati, decorata con non ti scordar di me, rosa e blu. Le torte delle nonne hanno sempre dei sapori unici e indimenticabili. Qualità perché fatte con prodotti genuini e con ingredienti segreti che le rendono difficilmente imitabili. Per valorizzare la nonna pasticcera più brava di Roma, il vice sindaco Sveva Belviso e il suo staff hanno promosso come iniziativa una gara alla ricerca della torta migliore. Allora, tutti i centri anziani si possono iscrivere e le persone che sono interessate mandano ovviamente l'adesione tramite il centro anziani al Comune di Roma. Faremo 17 competizioni, perché su 19 municipi ne abbiamo due che sono accorpati perché avevano pochi centri anziani. Lì la gara si svolge con una giuria ovviamente di giurati, una giuria popolare. L'ultima invece sarà fatta con dei professionisti, quella in Campidoglio. E si valuta la qualità dell'esposizione, il gusto, l'olfatto, la composizione del dolce. È a costo zero per l'amministrazione, è un momento per stare insieme, ricreativo. Io amo definire anche questi salute, no? Perché si sta, a parte che c'è qualcuno che dice mi alta, è un problema, però noi siamo ben attenti ovviamente a questo. Era un momento, ripeto, per uscire di casa e stare insieme in allegria. Noi intanto stiamo rubando un po' di ricette qua e là. Assolutamente, ci stanno delle ciambelline al vino eccezionali. In gara 17 municipi, ognuno porterà la sua ricetta migliore alla competizione finale. Che vinca la torta più gustosa. Intanto abbiamo già i primi finalisti con le loro ricette. La sua sbriciolata ha vinto la gara del terzo municipio. Sì. Com'è la ricetta? Allora, la ricetta: mezzo chilo di ricotta di pecora, 150 grammi di... cioccolata fondente, 350 grammi di farina, un etto di zucchero e un etto e 20 grammi di burro. Allora, lei è il vincitore, uno splendido e buonissimo tiramisù. Ci dice la ricetta? Non la so, perché l'ha fatta mia figlia. Lei ha fatto delle ciambelline buonissime. Che ci dice la ricetta? Sì, ma è semplice. Ci vuole mezzo chilo di farina, un bicchiere di olio, un bicchiere di vino, io ho messo un po' di anice e mezza bustina di lievito, tutto qui.